Ritorno obbligato del terzetto con Pierluigi Bonora, Pierluigi Del Viscovo, direttore del Centro Studi Fleet e Mobility, Andrea Taschini, manager automotive, entrambi opinionisti e editorialisti. Beh, ritorno obbligato perché, cari amici, perché sta succedendo il finimondo, cioè sta succedendo quello che noi prevedevamo ormai da tempo. Comincia l'industria automotive a soffrire e guarda caso riparte ancora tutto dalla Germania, dal gruppo Volkswagen. È partito tutto per quanto riguarda il Dieselgate dalla Germania e adesso sta ripartendo anche questa pesante crisi che minaccia di coinvolgere anche altri gruppi automobilistici. Sentiamo Andrea Taschini. Beh, era stato tutto previsto, diciamo, al millimetro, l'avevamo detto da anni che stiamo dicendo, io personalmente dal 2018 che sto lanciando strali allarmi sulla questione dell'auto elettrica e sulla rottura di un modello di business che era in Europa consolidato e dava lavoro a 13 milioni di persone. Devo dire che pochi ci hanno creduto, pochi hanno seguito. Ho anche qualche perplessità su a certi alcuni ambienti imprenditoriali che si sono gloriati di essere ambientalisti, verdi, green, perché, come ho scritto poi in un articolo, bisogna piacere alla gente che piace, e adesso i nodi sono venuti tutti inesorabilmente al pettine e sarà un grossissimo problema sbrogliare la matassa. È una matassa estremamente complessa perché intanto lo scenario mondiale è profondamente cambiato rispetto al 2018-2019, quando questa storia dell'imposizione auto elettrica ha cominciato a saltare fuori. Siamo in una situazione di svolta epocale con le elezioni che verranno fatte negli Stati Uniti a novembre e cui esito è abbastanza incerto. Sta di fatto che abbiamo i cinesi alle porte con milioni di vetture elettriche prodotte e quindi disposti a venderle a qualsiasi prezzo. Elettriche, ma anche endotermiche, perché non sono stupido, hanno capito l'andazzo in Europa. Allora io ho una mia teoria, l'ho scritta anche in un articolo, ho cercato di spiegarla più volte. Secondo me, l'auto endotermica comunque rimane una fortissima barriera per l'entrata dei cinesi, perché l'auto endotermica è un'automobile. L'auto elettrica è un elettrodomestico con le ruote e quindi ha una percezione di marketing completamente diversa da quella che l'auto endotermica. Mentre l'auto elettrica a 12, 13, 15 mila euro è totalmente indifferenziata, ricordiamo che il 77% delle batterie e dei motori elettrici comunque vengono prodotti in Cina, quindi anche se c'è un marchio occidentale, comunque sono macchine molto simili a quelle che vengono prodotte in Cina. L'auto endotermica ha comunque modelli, motori, motorizzazioni e in questo ambito il marchio è ancora importante. Questa è una mia proiezione, una mia visione di marketing che pochi hanno, devo dire. Le case auto assolutamente non hanno capito che l'auto elettrica non è un'automobile, ma è un elettrodomestico e questa cosa, secondo me, li ha trascinati anche nell'inganno di poter fare un'auto elettrica e di venderla comunque come vendevano prima le auto endotermiche, senza però curarsi del fatto che i cinesi le possono vendere alla metà. Ti fermo Andrea, partiamo professor Del Viscovo. Professor Del Viscovo, dunque, errori, sottovalutazioni, errori, azzardi, passi avanti senza considerare tutte le problematiche che quando ci sono dei grandi cambiamenti insorgono inevitabilmente. E adesso ci troviamo a questo punto quasi a un passo dal non ritorno, perché qui sono in gioco posti di lavoro, futuro di tante tante famiglie. Le case hanno fatto margini importanti in questo periodo. I manager incassano un sacco di soldi di compensi, a pagare le conseguenze sono le maestranze. Prego. Sì, io devo dire che mi soffermerei in questo primo intervento sulle lezioni che arrivano da questa brutta storia che è ai suoi epiloghi,
devo dire, anche molto annunciati da pochissimi, ma annunciati in modo chiaro da te. Perché credo che dalle tragedie, dai disastri bisogna imparare, no? E questo sicuramente è un grande disastro. Allora, innanzitutto, quello che emerge da questa storia è la scarsissima competenza dei consigli d'amministrazione e degli amministratori delegati, scarsissima competenza soprattutto in una di quelle leve che purtroppo in questo secolo è andata molto, come dire, affievolendosi, che è il marketing. Questo ha fatto emergere un'industria dell'auto ancora fortemente debole sul marketing, come diceva prima Andrea, un'industria ancora fortemente guidata dal prodotto in termini proprio di ingegneria e dalle fabbriche, dai capi delle fabbriche, dall'organizzazione delle fabbriche. Quindi quello che negli anni 60 e 70 si insegnava nelle scuole di management, cioè di essere guidati dal cliente, a loro ancora non è mai pervenuto questo. Io devo dirvi che, avendo lavorato in grandi multinazionali del largo consumo, vi posso dire che una Colgate Palmolive, una Procter & Gamble, una Unilever mai e poi mai avrebbero commesso gli errori banali, pedestri, che sono stati commessi e che citava Andrea, cioè il fatto di capire che l'auto elettrica non dà nessun vantaggio al consumatore, non gli risolve nessun problema. Non è una soluzione, semplicemente perché l'auto termica non ha problemi. Questo è il tema. Non hanno saputo capire che una cosa è il cittadino che si esprime sui social, scende per le strade a favore del green, tutte queste fesserie. E un'altra cosa è quello che mette le mani in tasca e tira fuori dei soldi per avere un prodotto. Sono due persone completamente diverse. Questo ha fatto emergere poi anche un altro aspetto che riguarda l'organizzazione delle aziende. Un'organizzazione, lo sappiamo, di tipo militare, per cui chi sta sopra comanda a quelli che stanno sotto. Perché dico questo? Perché molti dei manager regionali e nazionali del mondo dell'auto sapevano, avevano capito che in più momenti si stavano commettendo dei grossolani errori, ma non hanno mai avuto la facoltà, non dico il potere, la facoltà di alzare il ditino e dire fermatevi. Perché così non funziona. Apriamo un dibattito su quello che ci state Ecco, raccontando. per quale Non ragione l'hanno c'è potuto fare. stato questo lassismo? Perché l'organizzazione delle imprese oggi è un'organizzazione che l'impresa è nata, diciamo, nell'Ottocento e si è strutturata sull'altra grande organizzazione che esisteva fino ad allora, che era l'esercito. Quindi alla fine hanno detto per funzionare, visto che l'esercito funziona, dobbiamo funzionare anche noi così. Questo è il Però tipo di qualcuno come organizzazione. Toyota, per esempio, ha fatto diversamente. Non i manager di secondo livello di Toyota, ma il numero uno di Toyota Akio ha Toyoda. potuto fare questo. Akio Toyoda, esatto. Quindi ci sono due aspetti su cui bisogna riflettere per il futuro. I problemi se li sbroglieranno loro, ci ricadranno sulle spalle, come è ovvio che sarà, però insomma, su questo non c'è nulla da fare. Le competenze di marketing degli amministratori delegati, che voglio dire, è evidente che dovrebbero tutti quanti, ma loro sono stati molto appoggiati dai consigli di amministrazione. E il tipo di organizzazione militare che non ha consentito quel sano dibattito interno che forse avrebbe mitigato qualche errore. Oggi ci sono grandissimi gruppi che per aver inseguito questa politica di elettrificazione non hanno prodotto, non hanno modelli.
nella catena di sviluppo non ci sono i prodotti, non ci sono i modelli, questo è il punto. Soprattutto modelli popolari alla portata. Andrea Sì, Toschini, buongiorno. modelli tecnici popolari, certo, cioè Guarda lì che il gruppo sono senza Stellantis prodotto. si sta reggendo molto sulla Panda vecchia, che adesso è stata rinnovata, eccetera, però se non ci fosse la Panda sarebbero veramente guai seri per Stellantis. Stansky, Stellantis allora. non è quello che ha più problemi comunque. Sì, certo, ce ne sono tanti. Cioè, sta chi sta peggio di Se anche se Stellantis. verrà fuori, diciamo presto. Andrea Sta Toschini, già venuto fuori. tra poco ci saranno le elezioni in Brandeburgo, Land Brandeburgo in Germania, dopo quelle della Turingia, ci fa strada in Europa ed è stato anche evidenziato dalle elezioni di giugno per il rinnovo del Parlamento europeo, il malcontento, la protesta. Però una certa parte politica tiene duro. Tant'è che la nuova Commissione, nuova, tra virgolette, Commissione europea, praticamente formata dagli stessi soggetti della vecchia Commissione europea, cioè addirittura per stare in piedi la Presidente Ursula von der Leyen ha risucchiato i Verdi, altrimenti non avrebbe potuto diciamo, costituire questa Commissione. Adesso siamo alla prova del 9. Dopo tutto quello che sta succedendo e che accadrà, perché qui siamo soltanto all'inizio. Quando Ursula von der Leyen presenterà il suo programma di Green Deal aggiornato, rinnovato, rivisto, cosa pensi che accadrà? Che ritocchi farà? Isabella Tovaglieri della Lega l'altro giorno ha detto: qui bisogna fare in fretta perché siamo vicini al punto di non ritorno. Secondo te ci sarà una riproposizione del vecchio Green Deal con qualche piccolo aggiusto oppure una revisione totale? Allora, tre elementi fondamentali. Primo, è vero che la commissione nominalmente è quella della von der Leyen, che replica quella degli ultimi 5 anni, ma con una differenza sostanziale. Su 27 commissari, inclusa la von der Leyen presidente, ben 16 appartengono al centrodestra, alcuni dei quali commissari sono espressione di governi di destra, come quello Italiano italiano, fitto per tutti. per esempio. Solo 5 sono socialisti, c'è un indipendente e poi ci sono, mi sembra, dei liberali, ma pochi liberali, area Macron. Quindi sostanzialmente è vero che in Parlamento i voti li raccattano anche con i Verdi, ma la commissione, che poi è quella che decide, quella che legifera, quella che propone al Parlamento, è sostanzialmente una commissione di centrodestra. E questo è molto differente rispetto a quello che era prima. Ricordiamo le posizioni di Weber, tedesco, presidente del PPE, che ha detto non obbligheremo più nessuno dal 2035 ad acquistare un'auto elettrica. Lo sai Quindi, come vanno le promesse in politica, eh? però la situazione è talmente grave, ho sottolineato tedesco perché Weber, perché è la Germania che in questo momento è in gravissime difficoltà, al di là delle varie case auto Volkswagen piuttosto che Mercedes, piuttosto che BMW. È tutta la Germania che ha dei grossissimi problemi derivati dal Green Deal. È il Green Deal, cioè l'assenza di energia che è stata sottratta volutamente politicamente alla Germania, che ha messo in ginocchio tutto un sistema tedesco che sull'energia si basava. D'altronde, essendo la più grande manifattura del mondo, senza energia non vai da nessuna parte. E questo è il secondo punto che volevo menzionare. Il Green Deal verrà rivisto alla radice. Verrà rivisto alla radice perché sta portando l'Europa allo schianto. Lunedì verrà presentato, dopodomani verrà presentato il piano Draghi. Vedremo cosa c'è scritto per la competitività europea, ma mi sembra chiarissimo che, anche se velatamente, perché Draghi è un po', diciamo, un democristiano, dirà che sostanzialmente il Green Deal dovrà essere rivisto nella sua totalità, se no spegneremo la luce in Europa. Il terzo elemento, Speriamo, io nutro sempre il qualche dubbio, perplessità. terzo elemento fondamentale, sì, però Pier, stiamo arrivando lì, cioè non ci sono altre strade, cioè davanti c'è il muro. O ci schiantiamo contro il muro e quindi poi i partiti di estrema destra come l'ADF prenderanno il sopravvento come è già successo negli anni 30 in Germania, oppure siamo obbligati a cambiare Però strada. qui è in gioco anche diciamo, un po' l'onore,
il fatto che devo sconfessare, ammettere, ho sbagliato tutto, scusate, eccetera, non è Ah, proprio guarda, i politico, eh. politici sanno fare delle giravolte talmente ampie, talmente Clamorose. più volte al giorno, quindi non Ti è, fermo, la Andrea. smetto. Ti fermo, No, prego, sì. volevo solo sottolineare il terzo aspetto che secondo me è importante, che è quello dei manager delle case auto, che secondo me dovrebbero essere sostituiti, perché chi ha portato le case auto al disastro deve andare a casa e deve essere sostituito da menti fresche. Non è possibile che chi ha immaginato lo svuotamento delle fabbriche per diventare solo aziende di assemblaggio di pezzi di ricambio provenienti dalla Cina, batterie e motori elettrici inclusi, rimanga al proprio posto. E questo sarà il grande, grosso cambiamento che l'industria europea del settore auto dovrà fare al più E presto. qui apro una parentesi guardando al capo del gruppo Volkswagen, Oliver Esatto, Blume. Tempo fa esatto. si è messo a incensare, professor Del Viscovo, si è messo a incensare i fuels, i carburanti sintetici. Adesso, la settimana l'altra, ha detto ci vuole un'imposizione dell'UE sulle motorizzazioni elettriche. Cioè, delle due l'una. Cioè, ma come si fa a ragionare in questa maniera? No, Professore. ma allora già diciamo che ragionare è una parola grossa, Evan, cerchiamo di non abusarne. Caro Andrea, l'hanno cambiato l'amministratore delegato a Wolfsburg e hai visto che cosa è successo con questo nuovo, insomma, no? Blume. Blum, come dice Pietro, prima dice una cosa molto timida perché lui avrebbe dovuto dire: le macchine termiche funzionano, non rompete le scatole, noi facciamo delle ottime, le migliori macchine del mondo, basta, non ci Ha rompete tentato l'anima, di noi continuiamo a dirlo. lavorare. Ecco, punto. Ecco. No, giocare gli fuel, tutte queste fesserie qua, perché non hanno il coraggio di andare contro la narrazione green questo è il punto. E quindi, sinceramente, completamente inadeguato. E quando dice non c'è il mercato, lui ha cancellato il mercato, perché se tu alzi i prezzi come li hanno alzati loro, tutti i manuali di economia del primo anno dicono che le quantità vendute diminuiscono, quindi non è che non ci sia il mercato, è che loro sono usciti da un certo mercato. Ecco perché gli manca mezzo milione di macchine, perché ha fatto un sacco di soldi in più vendendo a prezzi più alti le macchine più grandi. Questo è il tema dell'euro, non solo della Germania, non solo dello Volkswagen, ma voi lo sapete, insomma, il mercato Italia ha fatto record di fatturato e di soldi lo scorso anno, come abbiamo documentato con i fatti. Quindi io due cose voglio dire, agganciandomi alla questione politica. Io dico che oggi la situazione dal punto di vista politico forse è migliorata, come diceva Andrea, però tenete presente una cosa, che questa commissione si porta dietro un potere che per lungo tempo, prima fino al Covid, la commissione precedente non ha mai avuto: il potere di debito, la capacità di debito. La capacità di debito ha ingigantito il potere della commissione. Tant'è vero che lo abbiamo visto con il nostro governo. Perché il nostro governo è stato così accondiscendente con la formazione della commissione? Perché quando poi riceviamo il pagamento di tutte le rate del PNRR, ragazzi, bisogna unire i puntini. Quelli da un lato hanno il campanellino della commissione, dall'altro hanno il borsellino, dice: che vuoi? Vuoi questo? E ci sta pure questo. E questo è il punto. Cioè, i soldi guidano il mondo, non le idee e la politica. Ciò detto, voglio tornare all'industria nostra, perché nella nostra industria ci sono altre scarse competenze. Intanto quella dei giornalisti, tolte pochissime eccezioni, tu lo sai, Pier, non voglio fare i nomi, ma insomma si contano sulla punta delle dita di una sola mano quelli che sono stati oggettivi, competenti, hanno messo in dubbio queste cose. Tutti gli altri hanno fatto solo il megafono degli amministratori delegati, i quali annunciavano: faremo tutto elettrico, e loro scrivevano: sarà tutto elettrico, senza interrogarsi, senza portare
Quindi, come i giornalisti del calcio non capiscono niente di calcio, allo stesso modo dobbiamo dire che i giornalisti dell'auto capiranno di airbag e di altre sciocchezze, ma non capiscono nulla di mercato dell'auto. Vedi anche Volvo che l'anno scorso ha annunciato, l'annuncio di O quantomeno. Volvo che nel 2030 continuerà a fare i motori full hybrid, E mild certo, ma hybrid, eccetera. certo, certo. Ora, su questo bisogna anche poi spezzare una lancia, perché bisogna chiedersi quanto le testate giornalistiche siano indipendenti rispetto a un investitore come quello automotive, che anche questo è il punto. E lo stiamo vedendo Sì. anche recentemente, insomma, no? Con qualche, come dire, equilibrismo da parte di qualcuno, Ti metti contro e comprensibilissimo. perdi, tra virgolette, Certo, l'amicizia. non ti puoi mettere contro, non ti puoi mettere contro. Dopodiché c'è Però il bisogna essere tema obiettivi, professore. del. Bisogna Ho capito, essere cioè, io obiettivi. penso che più obiettivo di così. Poi c'è il tema della terzietà dei consulenti. Qui ci sono multinazionali della consulenza che scrivono in bella copia ciò che i committenti vogliono vedere scritto. Cioè non hanno assolutamente terzietà. Non hanno avuto terzietà. È impossibile che tutte le grandi multinazionali di consulenza abbiano aiutato per la discesa, come si dice a Napoli, questo disastro dell'industria automobilistica europea. È semplicemente incredibile. Il punto è che evidentemente non sono terzi, perché pur di avere un incarico ti scriverebbero anche che il sole sorge a Occidente. Questo è il tema. Quindi, e concludo. L'ultimo tema molto preoccupante rimane poi la soggezione dell'industria alla finanza. Non si può pensare di fare industria solo a leva. Non è pensabile, perché l'industria serve degli obiettivi, ha degli orizzonti. La finanza ne serve completamente altri e ha degli orizzonti completamente Qui diversi. c'è È un speculativa. cinismo incredibile. L'altro È giorno speculativa, non Volkswagen puoi mettere le annuncia. decisioni dell'industria nella finanza, perché la finanza ti porterà a sbattere, perché lei non sbatte, ma tu sbatti. E non Trapelare si può Volkswagen quindi la fare chiusura industria a possibile leva. di due Questo è il punto. stabilimenti e la borsa dà una risposta al titolo È positiva. certo, è certo, è certo, è certo. Quindi, se vuoi fare industria, dobbiamo mettere in discussione anche questo, a mio avviso. Sentite, per chiudere allora Andrea Taschini, e c'è il fatto adesso che il prossimo anno bisognerà produrre almeno 20% di auto elettriche per poter evitare delle sanzioni pesanti a livello europeo. Ma come si fa? Qui siamo veramente alla frutta con le auto elettriche. Quindi anche questo sarà un argomento di discussione della Commissione, dovrà rivedere anche questo limite nuovo, assurdo che ha posto. Cosa ne pensi? Allora, sicuramente, Questo per le emissioni di CO2, ovviamente. certo, allora è sicuramente il primo tema che la nuova Commissione dovrà affrontare nel depennare nell'immediato le riduzioni ulteriori di CO2, di emissioni di CO2, primo perché non servono a nulla per l'ambiente, perché sono leggi ridicole che non hanno nessun tipo di vantaggio ambientale. E il secondo perché sennò vuol dire che le case auto europee potrebbero anche chiudere. Ricordo che il direttore finanziario, mi sembra, di Volkswagen ha detto che se vanno avanti così, entro 2 anni chiudono. Fanno molto bene gli imprenditori italiani a voler scendere in piazza, replicando un po' quello che hanno fatto gli agricoltori un anno, circa La un. proposta arriva dal presidente di Unindustria Cassino Borgomeo. Molto bene a voler scendere in piazza, perché questo è il momento di fare tutte le pressioni possibili, immaginabili, per annullare la decisione di ridurre ulteriormente le emissioni di CO2 l'anno prossimo, 2025, e per ovviamente eliminare il vincolo e l'obbligo di vendere solo auto elettriche dal 2035. Questo per quanto riguarda il settore auto, ma io mi allargo a tutti i settori: fonderie, cementerie, ceramica, vetro, tutto quello che si fa, alimentare, agricoltura. Il Green Deal va smontato dalle sue fondamenta. Cioè, tutta l'industria europea, se vuole sopravvivere, deve smontare l'ideologia del Green Deal. E secondo me questo è prioritario per l'industria e prioritario per la politica. Dopodiché, cosa fare? Perché non parliamo più del passato, perché i danni e i disastri sono più che evidenti. Dobbiamo cominciare
seriamente a mettere le basi per il futuro, le industrie automobilistiche devono tornare sui fondamentali, tornare a vedere che cosa devono produrre per soddisfare la domanda che langue, perché il consumatore, l'automobilista è completamente destabilizzato, non sa più cosa fare. Bisogna far sì che comunque tutti i divieti per le auto in centro, tutte le cose che stanno facendo, vengano rivisti in maniera assolutamente razionale e ragionevole, perché è vero che la natura deve continuare a vivere, ma è vero che anche gli umani devono continuare a campare, e quindi va rivista un po' tutta la politica. E in questo senso io penso che le elezioni americane siano un grosso perno, perché dipende chi vincerà le elezioni americane, come sempre influenzerà l'Europa e il resto del mondo, e Vince questo è Kamala Harris, vince Donald Trump, le differenze? le differenze. Sicuramente Donald Trump vuole rilanciare la competitività degli Stati Uniti, e questo farebbe bene anche all'Europa, perché si darebbe una mossa, una svegliata, perché ora che l'Europa cominci a ragionare di poter fare da sola in tanti ambiti, quello della difesa piuttosto che quello dell'industria, se vince la Harris evidentemente continueremo con un corso molto ideologico e poco concreto. Io penso che comunque se vinceranno i repubblicani, l'Europa se ne deve guardare bene da disgiungere la propria economia da quella americana, perché senza l'economia americana l'Europa affonderà. Né ovviamente è possibile che l'Europa si getti nelle braccia della Cina, perché la Cina sta andando lei stessa verso il disastro e ci trascinerebbe in un disastro economico Grazie senza Andrea. preparazione. Allora, professor Del Viscovo, per concludere il tuo punto di vista sulle elezioni negli Stati Uniti e poi su questa normativa emissioni CO2 prossimo anno che potrebbe creare ulteriori problemi se dovesse rimanere invariata. Prego. Guarda Pier, io sulle elezioni americane preferisco non esprimermi. Penso che la vittoria di Trump potrebbe aiutare l'Europa a svegliarsi, a prendere coscienza, ma sono temi molto più ampi che vanno oltre il Green Deal e oltre l'automobile. Quindi diciamo che per economia del nostro incontro vorrei stare più dentro il nostro perimetro. Perfetto. E dentro il nostro perimetro ci sono due cose di cui parlava anche Andrea. Una è questa delle multe che vanno a inasprirsi. Molto probabilmente, come ho scritto in un'analisi che uscirà a giorni, l'industria spingerà ancora di più con le politiche push sui concessionari, sul mercato, sulle reti, con sconti, chilometri zero, eccetera, di fatto facendo il de profundis di quell'altra idea un po' bislacca di trasformare le reti in agenzie, perché oggi avranno sempre più bisogno dei concessionari con un polmone finanziario. Questo non sarà sufficiente, quindi l'altra parte della soluzione sarà di produrre e vendere meno auto termiche. Quindi di fatto ci sarà ancora più contrazione nelle vendite in Europa. Questo perché manca l'ingrediente fondamentale, che diceva quello dei trattori, che è l'ingrediente che manca anche agli imprenditori che citavi prima, quelli della filiera, che non hanno avuto mai il coraggio di contestare queste scelte. Hanno sempre detto che loro, per carità, salutavano il Green Deal, volevano fare la transizione, e si trinceravano dietro questa sciocchezza della neutralità tecnologica, che di fatto invece è esattamente il perno della legge, perché la legge dice tu devi emettere zero. Ok, poi come lo fai su fatti tuoi? Ovviamente lo puoi fare soltanto con un motore a pile. Ma lui è neutralissimo tecnologicamente. Il discorso è che non hanno mai avuto il coraggio di contestare l'idea che ha portato al disastro. E se non hanno il coraggio, è anche giusto che si prendano in faccia tutto il disastro dal quale non si sono voluti opporre. Perché vedete, un'impresa ha bisogno di tanti ingredienti e tante componenti, di cui una delle quali è il coraggio. Se non hai il coraggio, non fai l'imprenditore. Questo è il tema.
Quindi, quando io dico non ho mai visto un amministratore delegato su un trattore marciare verso Bruxelles, intendo questo. Non hanno il coraggio nemmeno di dire, cioè, stiamo parlando di quello di Cassino. Cassino? Ma stiamo scherzando? Dov'è Cassino? Cassino chi? Cioè, perché non parla il presidente dell'organizzazione della filiera, dell'ANFIA? Perché? Perché dice continuamente. Facciamo la transizione, cioè aggiusta, perché non dice questa transizione va, come dice Andrea, questa transizione non ha nessun senso, va bloccata, fermata, è un suicidio, perché non l'ho mai sentito dire? Perché non l'ho mai sentito dire? Mi deve parlare uno di Cassino, ma stiamo scherzando, cioè siamo l'Italia e parla Cassino, con tutto il rispetto, ma stiamo scherzando Certamente, veramente. Quindi non sono hanno il coraggio, si prendessero in faccia tutto quello che gli arriva, abbi pazienza, ma non se ne può più. Non se ne può più. Andrea, Assolutamente velocemente che siamo in chiusura, prego. del Vescovo ha ragione. Il punto chiave che gli imprenditori devono dire, tutte le persone di buon senso, che il net zero è un nonsense, cioè non ha Esatto, senso. esatto, Noi esatto. emettiamo il 7% delle emissioni. Io vorrei capire, sapere se andiamo al 4 piuttosto che al 3, che cosa potrebbe cambiare. La differenza è che arrivare al net zero. Ci arriviamo morti perché è Chiaro. impossibile fisicamente, perché ogni essere Bravo. vivente emette CO2 se vuole vivere e non vuole morire. E sostanzialmente, secondo McKinsey, l'Europa costerà dai 30 ai 40 mila miliardi, e quindi sostanzialmente ci arriveremo morti. Gli imprenditori devono. Sentivo a Cernobbio ancora un'imprenditrice che diceva: ah, ma no, ma bisogna decarbonizzare. Ma dove bisogna carbonizzare? Chi l'ha scritto che bisogna decarbonizzare? È Esatto, questo bravo, che bravo. va sfatato. Il net zero è assolutamente una sciocchezza e non va perseguito. Va perseguito solo l'interesse esclusivo delle persone, perché l'industria non è fatta soltanto di imprenditori, ma è fatta di tutti gli stakeholder, che sono gli azionisti, ma sono anche gli operai, gli artigiani che lavorano per Certo, l'industria, certo. l'indotto e tutte le persone che lavorano, anche noi lavoriamo per quello. Per Allora, concludere, voglio chiedere questo e chiudo poi con Del Viscovo. Andrea Taschini, fiducioso in quello che dici, succederà questa cosa tra un sì. mese? Io sono molto ottimista, nel breve non posso dirlo perché non ho idea dei tempi, delle tempistiche, però sono molto ottimista perché io sono convinto sempre che poi il mondo, la verità, la realtà ci riporta alla ragione. Cioè si può fare voli pindarici, si possono pensare cose surreali, l'abbiamo visto con l'esperimento comunista in Unione Sovietica, no? Che è miseramente fallito, dopodiché sono tornati alla realtà. Ecco, io sono convinto che la miglior cura sia la realtà. La realtà porta tutti coi piedi per terra e quindi noi ci torneremo. Il mio auspicio ovviamente il più breve tempo possibile, Professor prima Del che Viscovo, dello stesso parere, siano fiducioso. irreparabili. No, 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 assolutamente no. Io cito uno dei più grandi autori italiani. Il coraggio, chi non ce l'ha, non può darselo. Quindi mi dispiace, ma non concordo. Il disastro è stato fatto, non abbiamo il coraggio di. Ma non ce l'hanno anche i nostri ministri di destra, che non hanno il coraggio di dire quello che ha detto Andrea, che il net zero è stupido, che non ha nessun senso, che non si può fare. Non hanno il coraggio. Non hanno il coraggio di dire quello che la logica e che i fatti stanno mettendo sotto gli occhi di tutti. Quindi niente, ci prenderemo addosso tutto il disastro. L'Europa sì, si sta spegnendo industrialmente e lo accetteremo. Non so, sinceramente, io non ho la palla di vetro, non faccio questo per mestiere, ma devo dire che no, non sono assolutamente fiducioso. Ma non soltanto poi per il net zero, noi siamo oggettivamente come una barca senza governo nella tempesta, la tempesta che è data da Stati Uniti, Cina e il mondo, diciamo, islamico e tutte le nuove realtà che sono emerse in questi 20 anni, e l'Europa, mi dispiace dirlo, non batte un colpo perché non ha assolutamente la statura per farlo. Quindi, no, non sono fiducioso.
Bene, minimamente. chiudiamo qui il terzetto che era d'obbligo, visto quello che sta succedendo in Europa. Torneremo con voi prossimamente. Grazie al professor Pierluigi Del Viscovo, direttore del Centro Studi Fleet Mobility, e ad Andrea Taschini, manager automotive, entrambi opinionisti ed editorialisti. Da Pierluigi Bonora, grazie per l'ascolto e alla prossima occasione con il terzetto. Buona giornata. Ciao Pier. Ciao a tutti.